Ciao a tutti amici, bentornati su un nuovo video tutorial dei prodotti Equo. Oggi sono qui per presentarvi tre nuovi prodotti della linea Salino della Equo e sono Salino C, Salino N e Salino P. E sono prodotti studiati in maniera specifica per acquari marini di barriera e per acquari marini dove presentano delle carenze di macronutrienti. Organici ed inorganici. Come prima cosa andiamo sempre a vedere come Equo nel suo packaging ci va a distinguere con questo logo la tipologia di prodotto e andiamo a vedere anche analizzare la striscia superiore sempre nel packaging che è totalmente azzurra. Questa ci va ad indicare che è un prodotto esclusivamente per acquario marino e ora andremo a parlare singolarmente di tutti e tre i prodotti. Iniziamo a parlare di Salino C e andiamo a vedere che cos'è. Salino C è una fonte di carbonio organico altamente assimilabile, indicato negli acquari marini che presentano carenze di carbonio biodisponibile. Il carbonio è anche fondamentale per il metabolismo dei batteri. Grazie alla sua formulazione migliora il bilanciamento dei macronutrienti, favorendo un'ottimale crescita dei coralli. Promuove la trasformazione biologica di nitrati e fosfati. E da cosa è composto? È composto da acqua d'osmosi e glutarale. Bene, vediamo come utilizzarlo. Come prima cosa agitare il flacone prima del suo utilizzo. Dopodiché dosiamo 5 ml ogni 200 litri d'acqua d'acquario a giorni alterni. È consigliato utilizzarlo in combinazione con Salino N e Salino P e mantenere il giusto rapporto tra nitrato e fosfato. Ad esempio, nitrato 1 mg litro e fosfato 0,1 mg litro. Bene, dopo aver visto che cos'è e come viene utilizzato Salino C, andiamo a vedere in che confezioni lo possiamo trovare nei negozi. Nei negozi lo possiamo trovare in confezioni in flaconi da 100 ml, 250 ml, 500 ml e in taniche da 2 litri e mezzo e da 5 litri. Ora andiamo a vedere il secondo prodotto, Salino N. Che cos'è Salino N e come viene utilizzato? Che cos'è Salino N? Salino N è un integratore completo e bilanciato che fornisce tutti i composti azotati indispensabili per un corretto sviluppo dell'ecosistema di tutti gli acquari marini. La particolare composizione chimica di Salino N garantisce che nell'acquario non venga liberata ammoniaca. Salino N rinforza i coralli garantendo un'equilibrata composizione di macronutrienti facilmente assimilabili. E da che cosa è composto? È composto da acqua d'osmosi, nitrati inorganici e composti organici dell'azoto. Andiamo a vedere il suo utilizzo. Agitiamo sempre il flacone prima dell'uso e sappiamo che 1 ml in 100 litri d'acqua aumentano l'azoto di 1 mg litro e il potassio di 0,4 mg litro. Manteniamo sempre il giusto rapporto tra nitrati e fosfati e sappiamo che 1 mg litro di nitrati e 0,1 mg litro di fosfati. Non eccediamo mai nel suo utilizzo e si raccomanda sempre di controllare i valori almeno una volta alla settimana. Bene, dopo aver visto nello specifico Salino N, anche per questo prodotto possiamo dire che nei negozi lo possiamo trovare sempre in flaconi da 100 ml, 250 ml, 500 ml, in taniche da 2 litri e mezzo e da 5 litri. E ora infine andiamo a vedere l'ultimo prodotto, Salino P, andiamo ad analizzare anche questo che cos'è e come viene utilizzato. Che cos'è Salino P? Salino P è un integratore completo e bilanciato che fornisce il fosforo ed il potassio indispensabili per un corretto sviluppo dell'ecosistema di tutti gli acquari marini. Salino P rinforza i coralli garantendo un'equilibrata composizione di macronutrienti facilmente assimilabili. E da che cosa è composto? È composto da acqua d'osmosi e fosfati inorganici.
Anche in questo caso agitiamo il flacone prima del suo utilizzo. Poi sappiamo che 1 ml in 100 litri d'acqua aumentano i fosfati di 0,1 mg litro. Manteniamo sempre il giusto rapporto tra nitrati e fosfati, ricordando che avendo i nitrati a 1 mg litro dobbiamo mantenere i fosfati a 0,1 mg litro. Non eccedere mai nel suo utilizzo e si raccomanda sempre di controllare i valori almeno una volta alla settimana. Eccoci qua, arrivati alla conclusione, dopo aver visto tutti e tre i prodotti, anche per Salino P possiamo dire che lo potete trovare nei negozi in flaconi da 100 ml, 250 ml e 500 ml e in taniche da 2 litri e mezzo e da 5 litri. E vi ricordo che inoltre se andate sul sito della Equo potrete trovare, come per tutti quanti i prodotti, la loro scheda di sicurezza. Quindi io non mi resta che ringraziarvi per avermi seguito in questo video. Vi invito ad andare a vedere nuovi video e altri video di prodotti della linea Equo che vi possono interessare. E vi ringrazio nuovamente, buon riff a tutti, ciao, alla prossima amici.